Lo stintino fuori casa si aggiudica nettamente il derby del Golfo contro i cugini del Porto Torres. 5-1 il risultato finale al termine di una partita senza storia. Lo stintino, dopo 4 partite, è in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti. Per il Porto Torres è assolutamente necessario un cambio di marcia se vuole uscire dalla coda della classifica. Dopo una fase di studio, stintino in vantaggio al primo fondo. Muglia batte una punizione da destra, testa di Valenti, la palla rimbalza sulla traversa e Mula sa il volo e lesto ad insaccare. Al 17° il Porto Torres reagisce, ma sugli sviluppi di un corner i bianco-blu a fatica sventano la minaccia. Al 22° raddoppio dello stintino. Imprendibile, Duccar se ne va sulla fascia destra, sfugge al suo marcatore ed infila Sanna con uno splendido diagonale rasoterra. Al 28° il Porto Torres vicina al gol, tiro da lontano di Soggiu, respinge il portiere stintinese e serra al volo, mette fuori di un nulla. Terzo gol dello stintino al 32°, grandissima punizione da lontano di Muglia, sempre in grande spolvero, che si insacca alla destra di Sanna, da manuale. Al 40°, quarta marcatura per lo stintino, colpo di testa di Tuccio e la palla si insacca. Al 45° il Porto Torres accorcia le distanze con uno dei suoi giovani migliori Carrozzi, che con un bel tiro dalla distanza sorprende Picconi, 4-1. E con questo risultato si conclude la prima frazione di gioco. Non succede nulla fino al 70°, quando Mulas dello stintino, in contropiede davanti al portiere, sbaglia una ghiotta occasione e conclude debolmente. Al 73° lo stintino accelera ed è subito quinto gol ancora con Serra, che conclude pregevolmente una rapida combinazione in area con i compagni. Al 93°, dopo l'infortunio dell'arbitro, la partita si conclude con una bella girata in area del Porto Torres Congiu. Faccio veramente i complimenti a nome della società, da parte di tutto il direttivo, alla squadra, allo staff, per insomma, la bella partita, ma in generale per il bell'inizio di campionato avuto sinora. Purtroppo i derby quest'anno, l'anno scorso ci mettevamo grinta, impegno di tutto di più, quest'anno invece ogni partita sono 5 gol, vuol dire lo stendino è forte. E penso che noi dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire da oggi, da questa sconfitta che ci fa pensare.